buongiorno a tutti. Allora, torniamo un po' a questa serata con Bologna, che avete secondo me giocato bene, soprattutto nel secondo tempo, quando avete dimostrato di avere più gamba, quando avete di loro, e poi anche nel primo tempo, a livello di attenzione difensiva, sono andato molto bene. Peccato, perché forse alla fine stavamo già tutti esultando. Stavamo esultando anche noi in campo. Sicuramente abbiamo fatto una buona partita, anzi direi un'ottima partita sotto il livello difensivo, ma tutti, dagli attaccanti fino al portiere, abbiamo veramente fatto tutto quello che ci ha chiesto il mister settimana. Siamo stati corti in 30 metri, abbiamo preso tutti i tagli che dovevamo prendere, che loro comunque giocavano molto sulla palla lunga, sui loro attaccanti molto veloci. Secondo me abbiamo fatto un'ottima partita sotto quell'aspetto e poi siamo stati bravi a comunque farli correre, perché il primo tempo è vero che non abbiamo creato tantissimo all'inizio, però giravamo palla e loro comunque hanno avuto un dispendio di energie molto alto, e nel secondo tempo abbiamo avuto parecchie occasioni per farli male. Peccato non essere riusciti a concretizzare, ma io mi ritengo molto soddisfatto della partita che abbiamo fatto. Ecco, andiamo a vedere le caratteristiche anche vostre, no? Quando affrontate una squadra che vi fa giocare, esprimete forse il meglio. Sicuramente noi abbiamo un gran palleggio, abbiamo due centrocampisti, abbiamo anche con i difensori siamo molto bravi a far girare palla. Quello che abbiamo fatto anche contro la Ternana, abbiamo girato molto palla, solo che con la Ternana non siamo riusciti, siamo stati un po' sterili in avanti, non siamo riusciti a creare occasioni perché loro molto chiusi, mentre contro Bologna abbiamo fatto girare bene, e quando siamo riusciti a entrare lì in mezzo gli abbiamo fatto male. Peccato non essere riusciti a fare gol. Una partita però che dal punto di vista psicologico, se doveva darvi qualcosa, Sicuramente ci ha ridato quella consapevolezza che nelle ultime due partite, comunque non facendo male ma comunque non riuscendo a essere la squadra che eravamo di solito, non eravamo riusciti a fare, e questo ci dà consapevolezza per le ultime sei partite che sono fondamentali per noi. Ah beh, assolutamente, noi adesso ci prepariamo al meglio, fisicamente come abbiamo dimostrato a Bologna stiamo bene, comunque siamo poi una squadra giovane, perciò sotto questo aspetto siamo anche avvantaggiati rispetto ad altre squadre. Mentalmente non siamo mai stati in difficoltà, sicuramente Crotone e Ternana non abbiamo fatto come potevamo fare, ma Bologna ci ha ridato quella consapevolezza, adesso noi puntiamo a Trapani a fare il meglio possibile davanti al nostro pubblico. Dobbiamo essere più bravi a non, nelle partite dove ci attendono, dobbiamo essere più bravi a riuscire ad arginare i loro attacchi e essere più bravi a colpirli anche se sono molto chiusi. Cos'è cambiato mentalmente da quando eravate quarti in classifica, sono un po' più in alto, ma eravate stabilmente, o guardavate anche qualcosina più avanti, ora invece vi dovete guardare alle spalle per rimanere dentro le loro? Noi sinceramente in questo momento anche prima non guardavamo né davanti né dietro, noi guardiamo noi stessi, perché sappiamo che con la squadra che abbiamo, con le qualità che abbiamo, dipende tutto da noi. Se noi giochiamo come sappiamo fare, non dobbiamo vedere nessun'altra squadra. Perciò penso che anche adesso che comunque siamo lì a giocarci per punti i playoff, noi dobbiamo essere comunque tranquilli, giocare come sappiamo, e se continuiamo come abbiamo fatto a Bologna possiamo entrarci benissimo nei playoff. Ci sono tantissime squadre che sono dentro, come anche l'anno scorso, comunque ci sono 10 squadre per 6 posti, 12, cioè alla fine vinci due partite e poi puoi rientrarci, come ne perdi due rischi di uscirci. È un campionato molto livellato, perciò chi arriverà meglio ai playoff, fisicamente, mentalmente, chi si farà trascinare più dal pubblico, sicuramente partirà avvantaggiato. Il mister guarda molto comunque
abbiamo il nostro assetto che abbiamo usato nelle ultime partite, ma lui non ha, ci ha mai precluso la difesa 3 o a qualsiasi altro modulo. A seconda dell'avversario, come lui vede meglio, se ci vede meglio in settimana, decide. Noi siamo a disposizione del mister, perciò noi quello che lui decide noi lo mettiamo in pratica. Cosa? Sicuramente loro verranno qua e non penso che verranno qui all'attacco, si cercheranno di difendersi, noi dovremo essere bravi a non concederli contropiedi o comunque di sbilanciarci troppo, ma dobbiamo essere più bravi nel giro palla, a essere più cattivi in area. Ma nel gruppo siamo un gruppo molto più giovane rispetto all'anno scorso, forse anche un po' di sfacciataggine in più, siamo un po' più sereni così, e questo ci permette di in campo anche di dare qualcosa in più, come abbiamo dimostrato a Bologna. Alla fine giocavamo contro una squadra che si può dire che potrebbe giocare benissimo in Serie A e ci abbiamo giocato a viso aperto e penso che abbiamo fatto un'ottima partita. Il mister semplicemente ci aveva chiesto di non andarli a prendere subito alti vicino all'area, ma di aspettare qualche metro più indietro, e penso che tutti abbiamo seguito come ci ha detto il mister, in primis dagli esterni che hanno fatto un lavoro straordinario, e siamo riusciti in quel modo ad arginarli molto bene. No, con Nico mi trovo molto bene, ma come mi trovo bene con Felice, con Valentini, mi trovo bene molto, molto bene con tutti. Lui comunque poi lo conosco anche dall'anno scorso, anche se anche lui l'anno scorso ha avuto quei problemi che l'hanno tenuto fuori. Però sì, pian piano che passano le partite ci troviamo sempre meglio. Assolutamente, Felice, io quando facevo raccatapalle a 10 anni c'era lui che giocava nel Como, perciò io da lui ho solo che da imparare, perché sono 12 anni che gioca ad altissimi livelli e infatti quando è entrato ci ha dato molta sicurezza, ma io decido il mister con chi far giocare, ma abbiamo una 5-6 difensori centrali di altissima qualità. L'anno scorso, secondo me, la differenza era anche che siamo arrivati molto di slancio, non siamo arrivati che eravamo dentro come quest'anno dalla decima partita, dalla terza, quella che era. L'anno scorso siamo arrivati proprio al filo, perciò penso che anche per i tifosi era stata un po' diversa la marcia così. Invece quest'anno ci siamo dentro da subito, ci siamo dentro tuttora, perciò penso che anche noi mentalmente ci arriviamo in uno stato diverso, e anche tutta la città, immagino. Assolutamente, a parte forse un po' la Ternana negli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, tutte le altre partite non abbiamo mai mollato, abbiamo recuperato tante partite all'ultimo, siamo riusciti a vincere tante partite all'ultimo, perciò su questo veramente siamo una grande squadra. Mi ha sorpreso anche a me, io non conoscevo tanti dei miei compagni, è una cosa che mi ha sorpreso molto, è questo, veramente non molliamo mai, cerchiamo fino all'ultimo di portare a casa 3 punti, un punto, quello, sempre cercando di fare il massimo anche contro il Bologna, nessuno si aspettava che all'ultimo secondo avessimo un'occasione del genere, perciò no, siamo veramente sotto questo aspetto una grande squadra.